Buonasera a tutti e benvenuti all'edizione speciale del TG dedicata alle elezioni politiche. Domenica 25 settembre tutti noi italiani siamo stati chiamati alle urne per eleggere la nuova composizione del Parlamento. Un rinnovo che segue le nuove disposizioni perché i deputati saranno 400 e non più 630, i senatori saranno 200 e non più 315, una riduzione dei parlamentari e dei senatori che è stata approvata in via definitiva nel 2019. Il sistema poi adottato per la ripartizione dei seggi è il maggioritario per un terzo e poi il proporzionale per due terzi, il famoso proporzionale che da alcuni è anche stato definito un risico, per ricordare il famoso gioco da tavola che sicuramente non è di facile sviluppo. Il centrodestra sicuramente vince le elezioni, ma soprattutto a vincere in assoluto è Giorgia Meloni con il suo Fratelli d'Italia, che arriva a totalizzare oltre il 26%, un risultato davvero molto importante che rappresenta una svolta per il nostro paese e soprattutto una vera virata, potremmo anche dire, anche se il risultato non è sorprendente dal punto di vista della sorpresa, perché comunque nell'aria c'era questo nuovo trend. Infatti negli ultimi tempi questo cambiamento era diventato proprio tangibile. Il territorio apuversigliese sarà ben rappresentato perché tre apuani entrano nella Camera dei Deputati. Alessandro Amorese, che correva al terzo nel listino plurinominale dei Fratelli d'Italia. Poi Andrea Barabotti, che era primo nel plurinominale della Lega, e poi Riccardo Ricciardi, che nel suo caso si tratta di una riconferma ed era primo in due listini, il primo nel collegio di Massa e poi primo nel collegio di Grosseto, Livorno e ad Arezzo. A secco per la prima volta il PD, e purtroppo la Nardi, Martina Nardi, ha registrato una sconfitta perché non è stata riconfermata all'interno della Camera dei Deputati, e con lei ha perso anche Elda Baldi del Movimento 5 Stelle. Grande assente poi Massimo Mallegni, che non è stato appunto riconfermato per Forza Italia, e poi fuori anche Cosimo Maria Ferri, che appunto era, diciamo, in lista, capolista alla Camera in Liguria per Italia Viva, e quindi il gruppo di Calenda. Ci saranno ancora diversi passaggi prima di avere il nuovo Presidente del Consiglio, perché dopo il voto infatti il governo non si forma automaticamente, ma ci sono varie tappe da seguire. Ma torniamo ai risultati elettorali, che sono tanti in realtà i dati che si ricavano da questa tornata elettorale. Sicuramente non possiamo non considerare delle ammaccature che ci sono state, due molto importanti, e parliamo del PD e della Lega. E un altro dato su cui sicuramente c'è da riflettere è il grande astensionismo che abbiamo registrato con gli italiani, che hanno raggiunto un minimo storico, perché siamo arrivati ad un'affluenza del 63,95%. Mai nella storia abbiamo avuto un dato così basso, ma di tutto questo ne parleremo con diversi ospiti nel corso di questo speciale, ospiti che si collegheranno con noi per appunto raccontarci il loro punto di vista e soprattutto fornirci un commento a caldo a seguito delle appunto elezioni politiche. Intanto vi ricordo i risultati a livello nazionale, che hanno visto Fratelli d'Italia come primo partito perché ha totalizzato oltre un 26%, segue il Partito Democratico con un 19,1%, Movimento 5 Stelle si attesta poco dopo un 15%, seguono Lega, che è calato e che si attesta ad un 8,8%, Forza Italia 8,1%, e infine con un 7,8% abbiamo Calenda, il cosiddetto terzo polo, che raggruppa Azione e Italia Viva. Ma caliamoci nel territorio apuano e andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati elettorali della nostra città, appunto Massa. Intanto vi ricordo che la nostra città è divisa in 80 seggi, gli elettori totali sono 54.171.
Partiamo con l'aiuto della regia a vedere innanzitutto i voti che ha riportato la nostra città alla Camera e che state vedendo anche in sovraimpressione, ma partiamo proprio dai candidati uninominali e quindi come vedete sicuramente al primo posto Montemagni Elisa che ha totalizzato un 42,34%, ricordiamo che la Montemagni è rappresentanza della coalizione di centrodestra e che quindi raggruppa Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Segue Martina Nardi con un 28,19%. Martina Nardi era in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, coalizione che raggruppa Impegno Civico, PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Poi, come terza forza, abbiamo il Movimento 5 Stelle con Baldi Elda, che ha totalizzato un 14,20%. Seguono poi Cosimo Maria Ferri per Azione Italia Viva e Calenda che ha raggiunto un 8,07% e poi Nicolò Martinelli per Unione Popolare con De Magistris con il suo 3,38%, Fanalini di Coda, Paolo Zorzato per Italexit con un 1,78% di voti, Catiuscia Marchetti per Italia Sovrana Popolare ha totalizzato un 1,45% di preferenze e infine chiude quindi la corsa Spataro Francesco con 0,59% per la lista Vita. Ed ora andiamo a scorrere invece i risultati delle varie liste sempre alla Camera. Quindi come state vedendo dalle immagini abbiamo Italexit per Italia che ha totalizzato un 1,81%, Unione Popolare con De Magistris un 3,37%, Azione, Italia Viva, Calenda e cosiddetto Terzo Polo 7,83%, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 28,96% e qui vi vorrei appunto far notare che a livello locale Giorgia Meloni ha totalizzato un voto un po' più alto e più abbondante rispetto a quello registrato a livello nazionale. Lega, Salvini Premier un 7,90%, Forza Italia 5,59%, Noi Moderati con Italia al Centro 0,36%, Impegno Civico Centro Democratico 0,53%, poi abbiamo il PD che ha totalizzato un 21,09%, Alleanza Verdi e Sinistra 4,08%, Più Europa 2,23%, Vita 0,59%, chiudono Italia Sovrana e Popolare 1,46% e poi invece il Movimento 5 Stelle con il 14,20%. Vi dico anche un altro dato importante, le schede bianche sono state 335 che corrispondono ad uno 0,97%, schede nulle 1062 che si attestano ad un 3,06%. Ma passiamo invece adesso ad analizzare invece i risultati al Senato sempre della nostra città e partiamo con il vedere i voti ai candidati uninominali. In testa Patrizio Giacomo La Pietra che era rappresentanza della coalizione di centrodestra e quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega che ha totalizzato un 42,62%. Anna Graziani, coalizione centrosinistra e quindi Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico, PD e Più Europa ha totalizzato un 28,03%. Terzo posto per Manuela Bellandi che totalizza un 14,28% per il Movimento 5 Stelle e poi seguono Barbara Masini con un 6,99% per Azione Italia Viva e Calenda, appunto il cosiddetto Terzo Polo. Continuo, Rigoletta Vincenti per Unione Popolare con un 3,12%, Monica Castro Pivetta per Italexit
ottiene un 1,75%. Deborah Bianchini, Partito Comunista Italiano, 1,34%. Dina Cianelli, per Italia Sovrana e Popolare, 1,31%. E infine Marco Santero, 0,57% per la lista Vita. Ed ora scorriamo insieme anche per il Senato i voti riportati da tutte le liste. Movimento 5 Stelle ha ottenuto un 14,18%. Azione, Italia Viva e Calenda, 6,93%. Alleanza Verdi e Sinistra, 3,90%. Impegno Civico, Centro Democratico, totalizza un 0,42%. Il PD si attesta ad un 21,28%. Più Europa, 2,42%. Unione Popolare con De Magistris 3,05%, Vita 0,57%, Partito Comunista 1,32%, Italexit per l'Italia 1,78%, poi arriviamo a Giorgia Meloni con il suo Fratelli d'Italia che anche a livello locale, come è successo per la Camera, ha totalizzato un punteggio un po' più alto perché è pari al 28,74%. Forza Italia si attesta su un 5,96%, Noi Moderati con l'Italia al centro 0,45%, Lega Salvini Premier 7,70% e poi concludiamo con Italia Sovrana e Popolare con un 1,31%. Anche qui non sono mancate schede bianche, schede nulle. Le schede bianche sono 368 che corrispondono ad un punto, 0,06 percentuale, poi le schede nulle 1035 che sono pari al 2,98%. Sicuramente merita fare anche un raffronto con i risultati delle politiche del 2018, in particolare per quanto riguarda Giorgia Meloni e suo Fratelli d'Italia, perché il primo dato importante è proprio questo, il balzo in percentuale e in termini di voti assoluti del partito di Giorgia Meloni, che dal 4,63 registrato nel 2018 è appunto balzato in avanti raggiungendo oltre il 26%. Quindi sicuramente questo risultato lascia pensare che anche all'interno della coalizione di centrodestra ci sia stato un bel cambiamento degli equilibri, ma in generale questi cambiamenti di equilibri hanno riguardato un po' tanti partiti, tante liste e sicuramente ad influire anche l'astensionismo che non è stato di poco conto. Anche nella nostra città l'astensionismo è un dato veramente allarmante, addirittura è stato un pochino più alto di quello che si è registrato a livello nazionale perché è pari ad un 64,03% e già dalle prime ore della mattina i dati e quindi i primi risultati che arrivavano non erano incoraggianti. Alle 12 risultava diciamo che avessero votato il 19,78%, un dato davvero basso. Alle 19 la percentuale dei votanti è salita al 52,20% e poi alle 23, orario di chiusura dei seggi per poi prepararsi allo spoglio, è arrivato appunto al 64,03%. Vi ho anticipato che durante questa edizione speciale del TG ci sarebbero stati diversi ospiti e partiamo proprio dal primo, Alessandro Amorese, dirigente appuano di Fratelli d'Italia, consigliere comunale a Massa, tra l'altro editore delle Eclettiche Edizioni e in partenza per Roma, in partenza perché Alessandro è tra gli eletti che sono riusciti a rientrare all'interno della Camera dei Deputati. Alessandro Amorese, innanzitutto grazie per essere in nostra compagnia e soprattutto congratulazioni per il traguardo raggiunto. Grazie, grazie a voi, grazie Antenna 3 per quello che sta ormai da vicino.
La battaglia, quella portata avanti con Fratelli d'Italia per liberare, possiamo dire, la Toscana dalla sinistra, ha dato i suoi frutti, perché dopo aver abbattuto diversi muri nella regione rossa per eccellenza, arriva un vero e proprio scossone. Fratelli d'Italia è il primo partito in Toscana per il Senato, pur se per una manciata di voti, perché stiamo parlando di una differenza tra il 20, che varia di pochissimo, perché Fratelli d'Italia ha totalizzato un 25, 9% di voti, mentre il PD 25,83%. Per la Camera invece il primo PD è il partito, il primo partito è il PD con il 26,39% di voti, seguito proprio da Fratelli d'Italia con un 25,95%. Cosa ha portato a questo importante risultato? Intanto io credo che ci siano due fattori. La disillusione ormai di tutto un popolo che una volta votava congiuntamente a sinistra e che ora vota, devo dire, molto speranzoso nei nostri confronti, soprattutto nei confronti del centrodestra a 360 gradi, ormai a trazione Fratelli d'Italia. Ma poi oggettivamente la nostra, diciamo, costanza, coerenza, il nostro essere sui territori, che siano all'opposizione, che siano alla maggioranza come a Massa e in altri territori, insomma, secondo me i cittadini hanno dato fiducia anche perché notano, hanno notato negli anni come governiamo anche i territori. Quindi, diciamo, c'è un doppio fattore. Chiaramente la matematica non può essere solo in questi casi un'opinione, insomma, ci votano anche persone che non hanno mai votato e cercheremo di non dire. Ma soprattutto ci vota un elettorato che si sposta da altri partiti del centro-destra e che adesso, insomma, vede in Giorgia Meloni e noi tutti una speranza, una certezza e devo dire anche una scommessa per il futuro. Con la vittoria del centrodestra nella nostra città alle amministrative del 2018 e che ha portato all'elezione dell'attuale sindaco Francesco Persiani, in tanti si aspettavano di vederti alla guida di un assessorato nella sua giunta. Un riconoscimento che però non è arrivato, ma adesso ne arriva uno più importante, che è Roma. Una volta arrivato appunto nella capitale, di che cosa ti occuperai per aiutare il nostro territorio? Beh, allora, intanto, per esempio, ho comunque servito la mia città da capogruppo, da consigliere comunale, comunque da dirigente di partito, e questo è stato un grande onore. Ci tengo a sottolineare che comunque qua il partito, nell'interesse della provincia, ma soprattutto a Massa città, Massa comune, non solo è il primo partito, ma ben oltre 3 punti percentuali rispetto alla media nazionale e regionale. Credo che sia un risultato eccellente, che arriva in ogni quartiere, ma soprattutto arriva trasversalmente in una presenza costante sui quartieri, sui borghi, sulle frazioni. Ci sono dei risultati incredibili, si passa dalle casette, quasi 39% alle casette, in alcuni quartieri tra Ronca e Marina dove arriviamo al 40%, quartieri cosiddetti periferici come Romagnano dove arriviamo anche lì al 38-39%. E comunque dilagando un po' in tutta la città, dal centro fino, come detto, alle stazioni. Quindi questo è sicuramente un riscontro, un riconoscimento della nostra politica, diciamo, costante tra la gente, tra il popolo. Roma chiaramente è una sfida in più. Io intanto dico che lascerò il consiglio comunale per coerenza, potrei anche, se lo fa, potrei anche rimanere nei banchi, invece domani farò l'ultimo consiglio comunale, perché, intanto perché è eticamente giusto non ricoprire 2 cariche e lasciare stare. Ma poi perché, tra l'altro, mi è venuto in mente che fino a 2 anni fa noi criticavamo, senza fare nomi, il consigliere regionale che era rimasto anche consigliere comunale, rischiando poi di fare male entrambe le cose. Quindi, è una concezione di come servire la propria città. La propria città si serve volendo, in questo caso, dai banchi di Roma, e lascio un posto, insomma, Alessandro Cantoni che lo merita. È chiaro che ci sono delle priorità, il lavoro, le bonifiche, l'ambiente, il turismo, tante altre cose.
ho il piacere di dire per la prima volta qua che vorrò condividere il più possibile non solo con le persone che mi hanno votato, centrodestra, ma un po' con tutto il tessuto delle categorie, dei sindacati a 360 gradi e anche i sindaci. Io ho intenzione di incontrare, di condividere priorità e richieste magari e incontri con i futuri ministri, con tutti i sindaci della nostra provincia, perché sono la prima linea, no? Rappresentano, dovrebbero farlo tutti i cittadini, e quindi dobbiamo sederci senza i famosi tavoli ovattati che sono tanto alla sinistra, senza grandi filtri, sederci per capire come affrontare insieme il futuro, voglio dire, le grandi sfide che questo territorio ha, che poi rappresentano un po' l'emblema delle sfide dell'Italia. Il traino del successo ovviamente di Fratelli d'Italia, il partito che stravince queste elezioni, cosa secondo te vi ha premiati? Beh, allora un po' l'ho anticipato, io devo dire il saper parlare un po' a tutti, e lo ha dimostrato il voto di quartiere. Noi sappiamo parlare ai disoccupati come agli operai, sappiamo parlare agli imprenditori, sappiamo parlare ai commercianti, alle categorie, ai pensionati, alle famiglie e ai più giovani. Lo abbiamo fatto ascoltando tutti, a prescindere da quello che avevano votato nel 2018. Lo abbiamo fatto provando, in alcuni casi uscendo, a risolvere problemi della quotidianità o di una visione più ampia del futuro della città. Abbiamo risolto problemi che una volta sembravano millenari, quando bastava un po' di volontà e appunto di visione della città e di discapito di alcuni quartieri. Quindi ecco, raccogliamo più fattori, raccogliamo una costanza, una coerenza, e raccogliamo evidentemente anche il fatto che la città voleva continuare a cambiare, no? Ringraziamo Alessandro Amorese per questo intervento e in bocca al lupo sicuramente per Roma. Viva il lupo e a risentirti presso a tutti i cittadini. Ed ora passiamo ad analizzare una delle due ammaccature importanti che abbiamo registrato in questa tornata elettorale e parliamo della Lega. La Lega, come abbiamo detto, crolla al 9%, quindi la metà del risultato che raggiunse nel 2018, dove si attestò su un 17,4% alla Camera e un 17,6% al Senato. Onestamente qualche scricchiolio si era già sentito, ma non credo che pensassero ad un risultato di questo tipo. In collegamento con noi Andrea Barabotti, che è capolista della Lega alla Camera in Toscana nel collegio plurinominale che, lo ricordiamo, va da Prato fino alla Lunigiana. Andrea, benvenuto, tra l'altro sei stato appunto eletto alla Camera dei Deputati e rappresenterai la Toscana. Insomma, complimenti, è già pronta la valigia per Roma? Grazie intanto della vostra ospitalità. E dovete sapere che se c'è una cosa che odio fare, i miei familiari, gli amici lo sanno, sono proprio le valigie. Però, scherzi a parte, la valigia non è pronta, ci dobbiamo organizzare, ma ho un bagaglio importante che mi porterò in questa esperienza istituzionale molto importante, ed è il bagaglio di incontri, di proposte, di problemi che in questa campagna elettorale mi sono impegnato ad ascoltare e alle quali mi sono impegnato a dare risposte. E su cosa inizierai a lavorare? Il nostro paese, lo sappiamo tutti, sta vivendo un momento molto difficile, in emergenza, un momento che soprattutto riguarda sia le famiglie che le imprese, soprattutto se tiriamo fuori la parola tassa. E quindi cosa appunto cercherai di fare non appena sarai arrivato a Roma? Quali sono i lavori più importanti? Ma io credo che a livello nazionale ci sia un'emergenza da affrontare il prima possibile, che è quella dell'aumento dei costi energetici, che rischiano di mettere in ginocchio non solo le nostre imprese, i nostri tessuti produttivi, i nostri distretti, ma anche il nostro tessuto sociale, le nostre famiglie. Le imprese hanno bollette energetiche che sono triplicate, quadruplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E sappiamo che se le aziende dei nostri distretti dovessero
chiudere le saracinesche, chiudere e smettere la produzione, perderebbero immediatamente delle fette di mercato importanti a vantaggio di paesi esteri. Fette di mercato che poi presumibilmente non riusciranno a recuperare nel breve periodo. E questo comporterà innanzitutto l'invasione di prodotti importati dall'estero a basso costo, ma soprattutto determinerà una perdita di posti di lavoro. E se noi associamo l'aumento dei costi in bolletta, la perdita dei posti di lavoro alla forte inflazione che ci sarà nei prossimi mesi, capiamo come il nostro tessuto sociale, oltre che il nostro tessuto produttivo, sia messo fortemente a rischio. In Toscana rischiamo di vedere raddoppiate le famiglie assolutamente povere nel corso di un anno e quindi servono degli interventi urgenti per mettere in sicurezza la produzione e le famiglie. In campagna elettorale abbiamo proposto uno scostamento di bilancio per assorbire i costi maggiorati dell'energia e del gas. Al governo in questo momento, seppure il governo non si sia ancora insediato, è in corso un'interlocuzione fra i leader dei partiti per capire quale sia la strada migliore, ma soprattutto la strada più veloce da percorrere. Contiamo su questo fronte di dare risposte immediatamente. A livello locale, invece, il primo impegno sarà sicuramente quello per vedere rifinanziati gli interventi per la bonifica del sito di interesse nazionale che sta fra Massa e Carrara. Purtroppo, a causa di lungaggini burocratiche e amministrative di livello regionale e nazionale, come ha denunciato il sindaco Perziani, il nostro territorio vede di sfumare 13 milioni di euro che servono proprio per la bonifica di quel sito. Un sito che da decenni aspetta di essere bonificato, un sito dove prima erano insediate le aziende del vecchio polo chimico che lavorava sul nostro territorio, e un sito però dove le fonti di inquinamento risultano ancora attive. Quindi noi da decenni abbiamo una bomba ad orologeria sul nostro territorio che compromette non solo la produttività e quindi la possibilità di rilancio economico del nostro territorio, dove abbiamo grossi problemi di sviluppo e di lavoro, ma che ha compromesso negli anni la salute di tanti cittadini e quindi la serenità di tante famiglie. Quei 13 milioni devono subito essere riportati sul nostro territorio per finanziare quelle bonifiche. È una partita su cui non si scherza ed è una partita che non ha colore politico. Come abbiamo detto, la Lega ha subito un grosso calo. Secondo te cosa può essere fatto per cercare di recuperare lo spazio politico che è venuto meno nel tempo? La Lega negli anni scorsi ha fatto una scelta di responsabilità, mettendo l'Italia e gli interessi del Paese davanti agli interessi del partito. Questo l'abbiamo sempre detto perché era evidente che la nostra adesione al governo Draghi avrebbe comportato una perdita di consenso. Ma abbiamo su questo fronte voluto ascoltare le esigenze dei nostri tanti amministratori locali, dei nostri governatori delle regioni, che ci chiedevano di partecipare attivamente alle scelte che il governo doveva fare sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo così preso parte a quel governo, indirizzando le scelte per rendere questi prestiti che arrivano dall'Unione Europea sostenibili nel futuro. Abbiamo evitato che il Partito Democratico e i 5 Stelle usassero in modo assistenzialistico queste risorse, ma evidentemente se sul piano della responsabilità abbiamo fatto il nostro dovere, sul piano del consenso abbiamo perso qualcosa. La crisi del governo Draghi improvvisa, le elezioni svolte a settembre dopo l'estate, in un tempo molto ristretto non ci hanno consentito di spiegare bene agli elettori che cosa abbiamo fatto e perché lo abbiamo fatto. Io conto che la Lega possa recuperare il consenso sicuramente con la serietà, la capacità, con l'efficacia della nostra azione al governo, che vedrà protagonisti i nostri migliori uomini per dare al nostro paese
che attraverso un momento così difficile, nuove prospettive, nuovo slancio a livello internazionale. Ringraziamo allora Andrea Barabotti per questo intervento e per i tanti spunti di riflessione che ci ha regalato. Completiamo la coalizione di centrodestra e andiamo a parlare di Forza Italia. Forza Italia appunto porta a casa un 8%, un risultato che a livello nazionale permette a Berlusconi di rientrare al Senato ufficialmente. Nel 2018, lo ricordiamo, riuscì a totalizzare un 14% alla Camera, un 14,4%, quindi poco di più, al Senato. In collegamento con noi Massimo Mallegni, senatore dal 2018 e vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato e soprattutto coordinatore regionale di Forza Italia Toscana. Massimo Mallegni, innanzitutto benvenuto. Purtroppo la sua presenza in Parlamento si ferma, almeno per il momento, perché non è riuscito a rientrare nella cerchia degli eletti. È un risultato che si aspettava? Beh, grazie del vostro invito. Beh, aspettarsi di perdere, ovviamente no. Sicuramente sapevamo benissimo della difficoltà del collegio plurinominale. In ogni caso, io e tutti i miei collaboratori, dirigenti locali, regionali di Forza Italia abbiamo fatto un lavoro di dettaglio. Siamo andati a parlare con imprese, aziende, cittadini, più di 150 eventi di tutto il territorio della regione toscana. Abbiamo lavorato molto bene. Il risultato a livello toscano è egregio e quindi ci possiamo ritenere estremamente soddisfatti perché siamo passati da un 4,5 a un 6%. Il 4,5 delle regionali, partendo da un 1,8 prima di quella tornata. Abbiamo contribuito sicuramente al valore di Forza Italia a livello nazionale e abbiamo eletto tre deputate, Deborah Bergamini che ritorna in Parlamento, insieme a Erika Mazzetti e una new entry che viene proprio dal profondo del territorio, Chiara Tenerini. Quindi il risultato mi sembra ottimo, indipendente dalla mia rielezione o meno, però l'obiettivo è stato centrato, Forza Italia è al governo, insieme al centrodestra cercheremo di fare il meglio possibile. Cosa ha portato, secondo lei, a questa, possiamo dire, ridefinizione degli equilibri all'interno del centrodestra? Sono tanti gli italiani che già di destra comunque hanno deciso di virare i loro voti, diciamo, da altri partiti, sempre all'interno della coalizione centrodestra, però a Fratelli d'Italia. Come mai, secondo lei? Che il cittadino sale sempre sul carro del vincitore, questo è normale. C'è stato uno svuotamento della Lega, l'unico partito di centrodestra dopo Fratelli d'Italia che è cresciuto siamo noi, ovviamente, e di conseguenza il risultato mi sembra ottimo. D'altra parte, quando c'è un'onda, l'onda è difficile fermarla. Infatti, chi era candidato nei collegi uninominali è stato eletto senza nessun problema, l'unica eccezione è stata Firenze, dove lì ovviamente è quasi impossibile portare a casa per il centrodestra un risultato. I cittadini sono trascinabili dalle onde, lo è stato per Renzi, poi per Di Maio, poi per Salvini alle europee e adesso tocca alla Meloni. Noi di Forza Italia abbiamo subito l'esclusione di Berlusconi dal Senato nel 2011 e poi una grande traversata nel deserto. Adesso siamo tornati a crescere perché ci riteniamo un movimento politico serio, fatto di persone competenti. A cosa si dedicherà adesso? So che è un uomo comunque sempre molto impegnato. Quali saranno quindi i nuovi obiettivi politici a cui si dedicherà? Io non ho mai smesso di fare il mio mestiere da imprenditore, quindi mi sono ributtato in questa esperienza. Adesso io vi sto parlando dalla nostra galleria di Forte dei Marmi, quindi il mio impegno è un impegno costante perché rimango a fare il coordinatore regionale, vediamo per quanto tempo, ma sicuramente sto dalla parte giusta, sto nel centrodestra, però mi occuperò molto del lavoro, della mia impresa e della mia famiglia, che ovviamente in questi 5 anni scarsi ho un po' trascurato. Quindi devo riprendere il tempo perso. Però sul territorio ci sono tutte persone estremamente capaci, in tutte le province, da Massa Carrara, a Lucca e in tutte le altre province della Toscana, Pistoia, Firenze, Siena, Grosseto, Livorno, Arezzo e ovviamente Firenze e Prato. Quindi sono convinto
compreso Pisa, che tra l'altro va a rinnovo, compreso Massa. Quindi ci saranno tante cose da fare e l'impegno continua. Ringraziamo Massimo Mallegni per questa chiacchierata e per i tanti spunti di riflessione. Grazie a voi dell'opportunità che mi date sempre, quindi viva Antenna 3 e buon lavoro. E ora ci colleghiamo con Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia dal 2008, riconfermata, poi dal 2021 anche sottosegretario di Stato con delega ai rapporti col Parlamento. Deborah Bergamini, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a Secondo voi. lei c'è stata la rivoluzione liberale di cui l'Italia, ma anche e soprattutto la regione toscana aveva bisogno, o almeno è iniziata questa rivoluzione? Io credo proprio di sì. Io credo che il voto di domenica scorsa sia stato un voto in un momento oggettivamente molto complicato, per la vita del nostro paese, un voto che ha chiesto il cambiamento, ha detto basta ai governi fatti da partiti che non hanno vinto le elezioni. Ricordo che abbiamo avuto 7 governi negli ultimi 10 anni. È stata una richiesta di stabilità, responsabilità e anche sì di cambiamento. Ora tocca a noi, alla coalizione di centrodestra, impegnarsi per intercettare le aspettative, le richieste dei cittadini italiani e procedere a quel cambiamento di cui il nostro paese ha bisogno. Dobbiamo fare in modo che lo Stato divenga efficiente, meno soffocante nelle sue competenze e che il cittadino possa avere più libertà, più spazio e regole più chiare e anche più semplici per poter intraprendere, per poter lavorare, per potersi guadagnare da vivere. Berlusconi con questo risultato rientra al Senato. Quali saranno i lavori su cui si concentrerà Forza Italia in primis? Cosa urge fare per gli italiani che sicuramente non stanno passando un periodo roseo? Intanto mi lasci dire che come deputata di Forza Italia sono felicissima che il presidente Berlusconi rientri al Senato, rientri nel Parlamento italiano dopo l'ingiusta estromissione che subì nel 2013. Per noi è una grandissima gioia e sono sicura che il presidente Berlusconi, senatore, farà un ottimo lavoro. Per Forza Italia la priorità naturalmente sono l'aumentato costo della vita, le bollette, le difficoltà che hanno famiglie ed imprese a far quadrare i conti. Sappiamo che abbiamo poco tempo, sappiamo che dobbiamo al più presto calmierare i prezzi che stanno aumentando tantissimo, non solo delle bollette, ma anche dei beni di prima necessità. Sappiamo che dobbiamo abbassare la pressione fiscale e il costo del lavoro, perché in questo momento anche riuscire a consentire 200-300 euro in più in busta paga a chi ha stipendi, diciamo, fino ai 2.500 euro lordi, significa dare una boccata di ossigeno e questa è la nostra priorità. Secondo lei cosa ha spinto, gli italiani a preferire Fratelli d'Italia rispetto a Forza Italia? Io credo che si sia trattato di 2 fattori. Il primo che Giorgia Meloni, tra l'altro, in quanto donna, ha saputo essere vicina al popolo italiano, ha saputo dare prova di grande concretezza in una maniera del tutto originale e molto femminile, quindi molto forte. Il secondo elemento credo che sia il fatto che Fratelli d'Italia è rimasta all'opposizione del governo Draghi, quindi ha potuto posizionarsi in un modo molto diverso, unico. Non ha dovuto avere a che fare con scelte non sempre semplici all'interno di un governo molto eterogeneo, con forze politiche molto diverse tra loro e quindi anche con decisioni non sempre popolari. Questo ha sicuramente aiutato Fratelli d'Italia. Ora però si apre un'altra fase, una fase di ulteriore responsabilità, perché ora Fratelli d'Italia, insieme naturalmente a noi e alla Lega, è chiamata a gestire, ad amministrare, a fare scelte che saranno anche queste non sempre popolari, ma che dovranno essere fatte. Ecco, noi ci candidiamo a fare le cose giuste, come coalizione di centrodestra siamo assieme da moltissimi anni, governiamo 15 regioni su 20 nel nostro paese e mi sembra in generale con il consenso delle persone. Quindi abbiamo tutte le caratteristiche, io credo, l'esperienza, la competenza e anche l'unità per fare un buon lavoro.
Ringraziamo Deborah Bergamini per questa chiacchierata e soprattutto per aver partecipato a questa edizione speciale del TG dedicata alle politiche. Ci fermiamo adesso per un breve spot pubblicitario e poi torniamo ancora qui all'edizione speciale del TG dedicata alle politiche.